Questo sketch è sponsorizzato da Westworld stagione 2. In uscita il 23 aprile su Sky Atlantic. Bene. Ok, portafogli, chiavi. Ho messo il telefono. Stai uscendo? Sì, sono in ritardo. Per cosa? Un colloquio. Uno di noi ha qualcosa da fare almeno. Oh, allora è così, eh? Pensi che io sia pigro? Stai fingendo di mangiare perché sei troppo pigro per prepararti la colazione. Forse ho già finito. No, sei solo pigro. Dovresti provarci anche tu qualche volta. Ti sfido. Tu cosa? Mi hai sentito? Ti sfido a non fare nulla. Mi sfidi a non fare nulla? Doppiamente. Oh sì, una bella giornata di niente. Potrei non fare nulla per sempre. Vedremo. Già che ci siamo, io sfido te a fare qualcosa. Tu cosa? Seriamente, ti sfido a uscire nel mondo esterno. Trovarti un lavoro, conoscere qualcuno, stabilirti. Sai, vivere una vita appagante. Eh? Ok. Sono così felice che ci siamo trovati. Mi sento così appagata. Mi sento anch'io così. Bene, finito. Ce l'ho fatta. Che cosa? Oh, era tutto per una sfida. Era tutto... Che vuol dire? L'ho fatto tutto per una sfida. Ma abbiamo costruito una vita insieme. Pensa a Dean Junior. Chi? Il nostro cane. Forse intendi il tuo cane. Oh cavolo. Forse mi sto ammalando. Jack, la sfida è compiuta! Perché è così buio qui? Jack? Dean! Ma che cosa hai fatto? Niente! Voglio dire, era solo una sfida, non dovevi prenderla così seriamente. Farò tardi al colloquio! Sono passati 3 anni e mezzo. Oh. Quel colloquio è finito. Ti penseranno morto. Sono invecchiato malissimo. Io credo tu stia invecchiando bene, ti trovo in gran forma. Salve cercatori del Rosbif, non sono né Jack Howard, né tantomeno Dean Dobbs. Vi invito a iscrivervi al canale di Find the Rosbif e a quello originale di Jack e Dean per altri video. Vi invito inoltre a cercarci su alcuni media come Telegram e Discord che abbiamo aggiunto e, come sempre, un grazie infinite ad Emma White per aver collaborato con noi. Iscrivetevi anche a lei. Stay tasty!